Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, sono io, Mario Dexter. Innanzitutto, prima di iniziare questo video appunto, volevo ringraziare tutti quanti i miei iscritti che ad oggi risultano essere 1871. Un nuovo traguardo in questo inizio anno e un nuovo record per me. Mi raccomando ragazzi, continuate ad iscrivervi sul mio canale per chi ancora non l'avesse fatto, per rimanere sempre aggiornati sui miei video. Come potete vedere quest'oggi creerò un video un po' più particolare perché è un po' più tecnico, un po' più fai da te, diciamo. Come potete vedere abbiamo qui un semplicissimo taglierino, abbastanza gigante, delle forbici fucsia, dalla punta arrotondata come potete vedere, così non vi fate male. Poi abbiamo un semplicissimo metro, ma basterà anche un semplice righello, anche meno di 2 metri. Poi abbiamo una matita con una gomma da cancellare, dello scotch e il pezzo fondamentale, ragazzi, sono questi, le custodie dei CD. Quest'oggi, ragazzi, creeremo un ologramma, ovvero una cosa virtuale che uscirà dal nostro schermo, del nostro smartphone o del nostro tablet. Quindi andiamo subito a iniziare la creazione di questa cosa fantascientifica. Allora, per prima cosa togliamo dal nostro tavolino tutti gli strumenti diabolici e andiamo a prendere un semplicissimo foglio di carta come questo, squadrettato o anche della carta millimetrata. A cosa ci servono i quadretti? Adesso lo faccio vedere subito, perché dobbiamo creare questa figura geometrica che io già ho fatto per eliminare alcuni passaggi. Come potete vedere, tramite il nostro metro o anche un righello andiamo a creare questo trapezio con la base di 12 centimetri, l'altezza di 8 centimetri e la base più alta di 2 centimetri. Quindi andremo a creare questa figura geometrica. Una volta fatto ciò, andremo a ritagliare tramite le nostre forbici dalla punta arrotondata la figura geometrica che abbiamo creato prima. Come sempre ragazzi vi ricordo, base 12 cm, altezza 8 cm e la base alta diciamo 4 cm. Andiamo a prendere il nostro fantastico porta CD, lo distruggiamo, quindi leviamo questo pezzo, lo apriamo totalmente come una cozza. Questo pezzo che porta, diciamo, il porta CD vero e proprio lo buttiamo perché non serve a niente. Leviamo la carta, la stropicciamo e andiamo a prendere quest'altro pezzo. Possiamo prendere sia questo che questo. Ragazzi, io vi raccomando, vi consiglio anzi di prendere più di un porta CD perché quello che andremo a fare è molto, molto, ma molto pericoloso. Ma innanzitutto, soprattutto vi servirà molta, molta pazienza perché queste cose sono di plastica, come potete vedere. Si distruggono in 1000 pezzi, non ci vuole niente a spezzarle, vedete? Si spappolano, quindi prendetevene più di un paio. Andremo a posizionare la nostra figura geometrica qui sopra e se volete con un pennarello, perché con la matita non ci si disegna, con un pennarello andremo a riportare le linee guida della nostra figura geometrica, oppure direttamente tramite il nostro bisturi. Quindi andremo a ritagliare. Posizionate bene la vostra forma geometrica e andremo a passare il nostro taglierino sulla nostra custodia porta CD. Ragazzi, un consiglio che vi do, state molto attenti perché innanzitutto vi tagliate i diti, quindi quella è la prima cosa, usate un paio di guanti. La seconda cosa è fate innanzitutto la forma, poi prendete un righello e ci passate sopra. Lo fate sia da questo lato sia dall'altro lato, sempre seguendo le tracce, le vostre linee guida. Con molta attenzione andrete a spezzettare tutto quanto il vostro CD in plastica. Mi raccomando, fate molto piano perché si distrugge. Dopodiché creerete queste cose qui. Vedete? Questa non so se riuscite a vederla, ma mi si è spezzata e ci ho messo dello scotch. Io ne ho create un bel po', 2, 3, 4, 5, 6, ne ho create 6, ma ne bastano 4. Quindi una volta fatto questo, andiamo a prendere le nostre figure già fatte,
Questa la togliamo perché è rotta. E andiamo a prendere il nostro scotch. Posizioniamo i nostri fregnetti, io li chiamerò fregnetti, così, uno accanto all'altro. Poi con lo scotch, con un pezzettino di scotch, lo andremo ad immobilizzare. Questa pure è un'operazione molto molto complicata e difficile, che bisogna essere meticolosi e molto precisi. Cercate di eliminare tutte le bolle d'aria dallo scotch, altrimenti il risultato non viene perfetto come noi desidereremo avere. Poi lo girate e volendo potete mettere anche un altro pezzo di scotch all'altro lato. Poi vedete, lo piegate così. Servirebbero quattro mani per fare questa operazione, ma mia madre purtroppo ne ha fatte solo due, quindi ci dobbiamo adattare e arrangiare. Prendiamo un altro pezzettino di scotch, lo andiamo a posizionare qui. Perfetto, poi ne staccate un altro pezzettino, ve lo tenete in mano e andremo a chiudere la nostra, non so che nome tecnico abbia questo coso, questa piramide, dai, assomiglia una piramide, manca la punta, questa forma piramidale. Cerchiamo di andarlo a chiudere sempre in maniera perfetta, anche se sicuramente non ci riusciremo. Bene ragazzi, continuate a iscrivervi sul mio canale, così almeno io faccio tanti soldi e potrò assumere un collaboratore per i miei video, perché da solo non ci riesco. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Cercate di spingere la base sulla superficie del tavolino in modo che rimanga bloccata in una determinata posizione, così evitiamo che il nostro esperimento si muova troppo. Bene ragazzi, una volta fatto questo cono, questa semipiramide, vedete? Potrebbe essere anche un imbuto, ci mettiamo dentro le cose e non cadono, vabbè però se noi stropicciamo, vedete, cadono dentro. Una volta fatto ciò andiamo a prendere un semplice video, che naturalmente io vi lascio il link in descrizione e vi uscirà anche la finestrella sopra, dove potrete direttamente scaricare sul vostro smartphone o sul vostro tablet. Thank you.
Pua, oh, toca.